Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Bianco Nero Man e buona serata a tutti quanti. Allora, vorrei trattare con voi due argomenti questa sera, no? Abbastanza interessanti direi. Il primo, mercoledì sera, come sapete, c'è la finale di Coppa Italia e la Juventus scenderà in campo finalmente con una maglietta e oserei dire finalmente con una bella maglietta. Finalmente la maglia del prossimo anno sarà bella, non so se qualcuno di voi l'ha già vista. Finalmente la Juventus ha fatto una maglietta veramente molto molto bella, maglia bianconera classica, senza quelle righe fatte a metà, scolorite, righe grandi, bianca e nera a metà come 2 anni fa, 3 anni fa, se non mi ricordo. Il prossimo anno avremo finalmente una bella maglietta. Peccato non ci sarà lo scudetto tricolore. Speriamo di metterci la coccardina della Coppa Italia, almeno quella, che comunque è sempre un trofeo, per amor di Dio. Quindi io, come ho detto anche in un altro video qualche giorno fa, se vinco la Coppa Italia e in questo anno, diciamo, non positivo, chiudiamo con 2 trofei, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e magari poi domenica succede il miracolo di andare in Champions, allora potremmo chiamarla stagione agrodolce. No, anche se secondo me qualificazione in Champions e 2 trofei, per me la considererei una stagione discreta, dai, visto come eravamo abituati. Questa è la prima cosa. La seconda sta facendo notizia, diciamo, titoloni di giornali, di qua, il fatto che Ronaldo abbia fatto venire un camion per portare via delle sue macchine, non si sa dove le portava. Peccato che non tutti sanno che Cristiano Ronaldo avrà circa 20 macchine, non una ventina più o meno, di cui penso che la più cara forse costa come la Torre Eiffel. Forse, no? E lui è come possibile? E lui è prassi che ogni anno alcune delle sue macchine le fa venire a prendere e le porta dove poi lui va in vacanza durante l'estate. Quindi quello non è un segnale che per forza via dalla Juventus. Anche perché io resto convinto e ripeto: se arriva Zidane alla Juventus, Ronaldo non se ne va. Ronaldo non se ne va se arriva Zidane alla Juventus. Mettetevelo in testa, Ronaldo non se ne va. È chiaro che in TV si vede il camion che arriva, carica le macchine di Ronaldo, tutti quanti pensano: ecco, Ronaldo se ne va, di qua facciamo i toloni, bim bum bam. State calmi. Ripeto, se arriva Zidane alla Juventus, Ronaldo non se ne va. Punto e basta. Un'ultima cosa che volevo dire è che oggi è tornato parecchio in auge, ho visto, il nome di Gennaro Gattuso come allenatore. Allora, io ho detto pochi giorni fa che per prendere Gattuso o Gasperini allora mi tengo Pirlo. Però una cosa c'è da dire su Gattuso. Gliene faccio molto, cioè gliene do atto. Ha sempre avuto parole, diciamo, positive per la Juventus. Ha sempre avuto, anche nelle interviste recenti, se voi ricordate, ha avuto parole sempre positive per la Juventus. Ed è uno che ha grinta, ci cioè, ricordiamo il Gattuso calciatore, vero? Non è mai stato un fenomeno. Scusate, non è mai stato un fenomeno, però metteva la grinta. Ed allenatore uguale, è uno che in conferenza stampa, se manda quel paese un giornalista, lo fa, senza problemi. Ed è un allenatore che caratterialmente mi piace. No, potrebbe essere anche, diciamo, forse la persona giusta, forse per prendere a bastonate tante fighette che abbiamo in squadra e non faccio nomi, no? Fighette che magari in campo si aggiustano i capelli, fighette che magari in campo li vedi in panchina quasi quasi mettono lo smalto, quasi quasi. Quindi sotto quell'aspetto potrebbe essere la persona giusta davvero per prendere a calci i coglioni tanti giocatori che quest'anno hanno fatto veramente schifo, quest'anno non facciamo nomi, ma lo sapete chi sono, ok? Dunque, questo è quello che volevo dirvi, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, sia sulla maglietta, se a voi piace, sia sul caso Ronaldo, che poi non è un caso, ripeto, perché comunque ci sono quando giocare 2 partite, e ripeto, se arriva Zidane, Ronaldo non se ne va, non se ne va. E terza cosa, fatemi sapere se secondo voi, se un eventuale ingaggio di Gattuso, come se ne è parlato tanto oggi, potrebbe piacervi. Ok? Fate sapere la vostra, commentate se volete.
se vi piace, se volete, mettete il like al video. Io intanto vi saluto, vi auguro ancora una buona serata. E niente, da Bianco Norman, un abbraccio a tutti quanti. Ciao ragazzi.